oggi la nostra trasmissione integralmente dedicata a Sport Movies and TV 2020, la finale annuale di 20 festival del World Ficts Challenge, campionato mondiale della televisione, del cinema, della comunicazione e della cultura sportiva, con eventi che si svolgono in tutto il mondo all'insegna dello slogan Culture Through Sport. L'evento è organizzato dalla Ficts, Federazione Internazionale Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 123 nazioni, presieduta dal professor Franco Ascani, unico italiano nella Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO, riconosciuta dal Comitato Internazionale Olimpico, per il quale promuove l'immagine dello sport attraverso le immagini. La Ficts, federazione internazionale con sede in Italia, Milano, promuove ed incrementa lo sviluppo dei valori olimpici e la cultura delle discipline sportive in stretta collaborazione con l'Olympic Foundation of Culture and Heritage del CIO attraverso il progetto triennale Olympic Images e Olympic Emotions, che prevede la proiezione, anche in ciascuna fase del circuito World Speed Challenge, di esclusive immagini di tutti i tempi dei giochi olimpici. Sport Movies and TV 2020, che si svolgerà a Milano dal 7 all'11 novembre, costituisce una 5 giorni di TV, cinema e cultura sportiva ed un qualificato momento di incontro per network mondiali, tra cui rappresentanti dei 1725 canali televisivi sportivi dei 5 continenti, New Media, case di produzione, produttori e registi, comitati olimpici, federazioni sportive, campioni sportivi, radio, agenzie pubblicitarie di comunicazione che illustreranno l'universo della televisione e del cinema sportivo attraverso documentari, spot, reportage, fiction, cartoon, eccetera, in ognuna delle 8 sezioni competitive. Il festival doveva coinvolgere alcune tra le più prestigiose location milanesi, dal Palazzo Regione Lombardia all'Ex Fornace, la Fondazione Riccardo Catella, al Centro Sportivo Culturale Asteria, al Centro Artistico Alic Cavaliere, per finire con la premiazione nella Room 360 Immersive dell'Hotel Enterprise, ma purtroppo alla luce delle normative anti-Covid vigenti non si potrà svolgere in presenza di ospiti e di pubblico, ma solamente online. Il nostro gruppo televisivo e main partner dell'evento trasmetterà tutti gli appuntamenti in live streaming ed on demand sulla propria web TV internazionale MS360, raggiungibile sia dal sito www.ms360.tv sia dal sito www.mediasportgroup.tv. Inoltre, alcuni degli eventi principali della manifestazione saranno trasmessi in diretta sul canale Sky 814 MS Channel, oltre a realizzare alcune puntate proprio di questo format dedicate ai 5 giorni del festival, coinvolgendo tutti i personaggi che saranno presenti anche a distanza. La programmazione di tutte le 140 opere in concorso sarà disponibile esclusivamente online e gratuitamente su www.sportmoviestv.com, così come i 17.787 audiovisivi a tema sportivo, giochi olimpici, campioni mondiali dello sport, eccetera, visionabili quindi su tutti i device, tablet, smartphone, eccetera. Si è svolta ieri 29 ottobre la conferenza stampa di presentazione del festival, sapientemente coordinata dal professor Franco Ascani, collegato dal Centro Sportivo Culturale Asteria, che ha visto la presenza online o attraverso dei videomessaggi di alcuni dei personaggi più importanti dello sport nazionale ed internazionale. Ovviamente eravamo presenti alla conferenza, che abbiamo integralmente registrato per offrirvi alcuni degli spunti più importanti della stessa, iniziando dal videomessaggio inviato dal presidente del CIO Thomas Bach, per poi passare all'intervento del presidente del CONI Giovanni Malagò e da Francesco Riccibitti, presidente dell'ASOIF, l'associazione che riunisce le federazioni internazionali olimpiche estive. Dear President of the International Sports, Cinema and Television Federation, dear friend, Professor Franco Ascani, dear participants of the world final of the Sport Movies and TV Festival. Because of the unprecedented global coronavirus pandemic, we are all living with much uncertainty. This gives me all the more reason to congratulate the organizers for having overcome the many challenges to make this year's festival possible. In these uncertain times, your festival is sending a timely message of hope and confidence to the world. Today is also an opportunity to honor and celebrate you, the filmmakers,
who remind us all of the power of sport through the art of cinema. Each and every one of you has created a unique expression of the power of sport to inspire positive change in our world. In this way, you are playing an important part to carry sport and its values into society and to a truly global audience. As we pursue our mission to make the world a better place through sport. As countries around the world are starting the long journey of recovery from the pandemic, this festival also carries another important message. Whether in sport or in facing the many challenges in life, we are always stronger together. In this Olympic spirit of solidarity, I wish you all the very best and a successful festival. Mi ero segnato in agenda, incastrandolo, che sarei stato felice di partecipare di persona ai lavori, in particolare su un fine settimana in arrivo, ma poi tutto quanto sta cambiando e bisogna accettarlo con molta pazienza, però sono particolarmente onorato di poter aprire questa conferenza, questo diciamo anticipo di quello che sarà ovviamente l'attività che con la Ficts porterai avanti, secondo me, al meglio, ma soprattutto seguendo una tradizione che accompagna quasi in un modo affettuosamente leggendario il tuo operato e la tua presidenza. È vero, e il CIO l'ha testimoniato con le parole del nostro presidente Thomas Bach, riconosce un grandissimo valore. Mi sento di dire qualche cosa in aggiunta alle considerazioni ascoltate, che mai come in questo momento forse è indispensabile l'opera, il lavoro, il valore aggiunto che con i settori, i prodotti, i servizi che riesci a mettere a disposizione dell'intera comunità, non certo solo sportiva, considerazione del fatto che molte abitudini delle persone stanno cambiando, devono cambiare, sono obbligate a cambiare, secondo me ancora di più si può diffondere, come detto benissimo, la cultura dello sport tramite questi meravigliosi filmati, tramite questo archivio, tramite queste opportunità. Abbraccio veramente tutti, ho visto un panel adesso impressionante, chiedo scusa se non li posso fare tutti uno per uno, ma sono persone che conosco bene, devo essere sincero, complimenti a Sabrina Fraccaroli, che la vedo con lo sfondo dell'Arena di Verona che abbiamo inaugurato qualche giorno fa, devo dire un tuffo nel cuore, è lo stadio più antico al mondo, qualcuno pensa che magari il Colosseo, l'Arena di Verona, ma quello facevano altri spettacoli, è vero che anche l'Arena aveva cominciato all'inizio un altro tipo di eventi non solo sportivi, però è un dato di fatto. Abbraccio Francesco Riccibitti, con cui siamo praticamente in costante contatto anche e soprattutto con le commissioni. Stamattina ho fatto una quasi all'alba sui programmi olimpici. Francesco, ti anticipo che ho dato un grande assist a tuo Andrew per ciò che riguarda alcuni aspetti delle competizioni. Ma abbraccio gli atleti. Franco, consentimi di dire che l'hai detti tutti, dalla meravigliosa Carolina a finire a Francesco Tondo, però ti sei dimenticato il grande Dino Meneghin. È vero che Dino oramai è oltre il concetto dell'atleta, infatti tutti dicono che è un monumento vivente, ma anche e soprattutto è diventato un super dirigente, però insomma ecco, per me rimane sempre diciamo quel ragazzone che stava in calzoncini e in canottiera, per cui bravo, complimenti, noi ci siamo e ci saremo sempre, un abbraccio a tutti. Dopo le nobili parole del presidente Bach e del presidente Malagò, ubi maior minor cessat, io non ti faccio perdere molto tempo, ti sono vicino come sempre nelle tue attività meritorie. Io sostengo che Ascani è un miracolo vivente, nel senso che fa i miracoli con i fichi secchi, li trasforma in oro e continua questo festival che sicuramente è un'iniziativa meritoria ma molto faticosa. Sono lieto di
garantirti come sempre il mio supporto e la mia amicizia. E come sempre, quando parlo anche qui a Losanna con il Presidente e con i tuoi amici della Commissione Cultura, riteniamo che queste, un'attività come la tua non solo debba essere incoraggiata, ma debba assolutamente essere ampliata ai nuovi media, a tutte le tecnologie. Come ha detto Giovanni molto giustamente, io ritengo che un festival cinematografico dello sport sia ancora più importante in questo momento molto sfidante. Col Covid, con la pandemia galoppante, io ritengo che i mezzi di comunicazione che ci fanno essere insieme, anche non essendolo fisicamente, sono sempre più rilevanti. Quindi ti auguro di avere un grande successo, non mi dilungo perché penso che hai ancora molte cose da fare e ti seguirò da lontano fino alla prossima settimana e ti auguro, come sempre, di giungere a quegli obiettivi, di raggiungere gli obiettivi che ti proponi e che sono obiettivi di cultura e di interesse generale del mondo dello sport. Grazie ancora, Franco, e auguri. Come detto, il parterre degli ospiti della conferenza era di primissimo livello e da fianco delle istituzioni sportive non hanno voluto mancare anche i rappresentanti della politica e del mondo finanziario sportivo, come l'assessore allo sport della Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, che ha inviato un videomessaggio del presidente dell'Istituto di Credito Sportivo, Andrea Bodi, che sta svolgendo un ruolo fondamentale per il sostegno delle attività sportive in questo difficile momento che stiamo vivendo. Questa edizione un po' particolare del Sport Movies and TV edizione 2020, la 38esima edizione, in quanto è vissuta in un momento molto particolare, come potete ben vedere siamo ancora in una fase emergenziale dell'epidemia da Covid-19. Nonostante ciò, grazie anche al lavoro e alla tenacia e l'entusiasmo del professor Ascani, che ringrazio, non abbiamo perso l'occasione di patrocinare e anche di supportare questa importante manifestazione. Una manifestazione importantissima per far parlare di sport, per parlare di sport e per raccontare le emozioni che solamente lo sport è in grado di trasmettere. Dobbiamo in questo periodo più che mai essere vicino a tutto lo sport, di base soprattutto. Sono momenti abbastanza difficili, ma con la collaborazione, con il lavoro di tutti quanti, e credo che questa manifestazione importante contribuisca ulteriormente a dare un aiuto concreto, anche solamente guardando le bellissime immagini che accompagneranno questa 38esima edizione, per tenere vivo l'interesse, per tenere vivo l'entusiasmo nei confronti del mondo sportivo. L'occasione è anche quella di continuare a parlare di grandi eventi, di grandi manifestazioni. Non dimentichiamoci che tra pochi anni, nel 2026, Regione Lombardia sarà una delle regioni che ospiteranno il più grande evento sportivo che si possa mai realizzare, ovvero i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. E sono sicura che grazie anche all'aiuto e al contributo del professor Ascani riusciremo a portare alta l'interesse e anche la voce degli sportivi lombardi nel mondo grazie a questa manifestazione. Grazie a tutti voi e vi auguro una ottima e piacevole 38esima edizione di Sport Movies and TV. Grazie. Allora, io ti ringrazio per le parole che sono trasferite all'Istituto e non certamente al sottoscritto. D'altro canto, io penso che questa sia una fase purtroppo ideale, dico purtroppo perché avremmo fatto a meno certamente, ma è una fase nella quale, non potendo fare ginnastica se non nelle forme che ci sono consentite, quella fisica, ancora una volta prende il sopravvento l'esigenza di una ginnastica dell'anima, una ginnastica comunque del cuore, della passione, quella che poi è il presupposto per ognuno di noi, quando eravamo bambini è stato il presupposto per iniziare a fare attività. Attività fisica, attività sportiva, attività motoria. Quindi il merito che quest'anno cresce esponenzialmente dello sforzo che hai fatto e che hanno fatto tutti i tuoi colleghi di squadra è quello di aver messo a disposizione
questa quantità e questa qualità di materiale che secondo me è formidabile. Cioè, dobbiamo cogliere questa drammatica occasione per fare in modo che la cultura sportiva, anche attraverso il cinema, l'audiovisivo, no, possa affermarsi nuovamente, perché dobbiamo predisporci per lo sport di domani, che non sarà solo e soltanto quello degli impianti convenzionali, che ci auguriamo tutti possano riaprire velocemente, ma di un modo diverso con il quale entriamo negli impianti sportivi e un modo diverso con il quale anche i più piccoli, i più giovani, si predispongono all'attività sportiva, vincendo anche la concorrenza che sta diventando preoccupante di altre forme di socialità che con la socialità hanno anche poco a che fare, e soprattutto con l'attività fisica, ovvero la parte tecnologica, che dobbiamo cercare di far diventare alleato dello sport praticato e non concorrente, perché rischiamo anche che abbia il sopravvento. Quindi il grande merito di questa edizione 2020, con tutti i suoi contenuti straordinari, ha anche di essere l'appuntamento finale di un percorso che viene fatto in tutto il mondo. È prima di tutto il merito di averlo organizzato, perché devo dirti, caro Franco, che sono pochi quelli che secondo me avrebbero retto l'urto dello sconforto e delle difficoltà, e tu invece con tutta la squadra sei l'ennesima testimonianza di quanto la giovinezza dell'anima consente di fare cose che altri, magari anche più freschi e più giovani, di fronte alle quali sarebbero arresi. Il compito di una banca come questa, ripeto, e lo ripeto quello che ho già detto con le presenze fisiche dell'ultimo anno, dello scorso anno, non si può limitare a finanziare le infrastrutture convenzionali, diciamo così. È la nostra banca, per la natura pubblica, per la natura di scopo, che mette in relazione anche lo sport e la cultura, il nostro compito è quello di essere sempre più presenti sulle infrastrutture immateriali, su quella che è l'informazione, la formazione, la cultura sportiva, perché è quella che fa venire voglia di fare sport, è quella che dà un senso nobile all'attività motoria, anche a quella industriale, perché lo sport è fatto non soltanto di contenuti amatoriali, ma anche di contenuti industriali. E gli elementi che tengono insieme gli uni e gli altri, che danno un senso nobile agli uni e agli altri, sono rappresentati proprio da questo immenso patrimonio di narrazione, di racconti, di testimonianze, che secondo me dovrebbero prepotentemente, nel senso più gentile e nobile, entrare nella nostra vita quotidiana, a partire dalla vita delle scuole, che potrebbero anche avere, come hanno, difficoltà a potersi dotare di una palestra, ma devo immaginare che sarebbe estremamente facile potersi dotare nel programma scolastico di spazi dedicati proprio alla testimonianza dei grandi racconti, degli eventi e dei grandi campioni. Quindi questo è lo spirito con il quale ti rinnovo la nostra vicinanza e il nostro supporto, con anche dei piccoli contenuti finanziari che purtroppo sono infinitamente più contenuti di quanti ne meritereste. Quindi l'auspicio è che questa collaborazione prosegua nel tempo e questa esperienza così difficile del 2020 consenta una diffusione esponenziale di questi contenuti, che meritano di andare oltre il 7-11 novembre. Grazie Franco e grazie a tutta la squadra. Diamo spazio ora ad alcuni numerosi campioni sportivi che hanno accompagnato la presentazione del festival, i grandi amici del professor Ascani. Dino Meneghini, icona del basket italiano, la campionessa di pattinaggio sul ghiaccio Carolina Kostner e Francesco Toldo, ex portiere di Inter, Fiorentina e vice campione d'Europa con la nazionale nel 2000. Prima di tutto un complimenti, un saluto al presidente Ascani. Franco, come al solito, da quando ti conosco, continui a stupirmi e a stupirci. Soprattutto complimenti ai tuoi collaboratori, perché siete riusciti a creare in un momento così drammatico un evento straordinario, e soprattutto a dare a noi un po' più di coraggio per affrontare questa drammatica situazione. Vorrei ringraziare anche il presidente Malagò per le gentili parole che mi ha rivolto. È sempre un caro amico. Ma devo dire, meno male che ci sei tu e soprattutto che ci siano tutti i registi, tutti gli appassionati di cinema sportivo, riescono attraverso il loro straordinario lavoro a dare a noi tutti amanti dello sport le immagini proprio dello sport, all'attività sportiva, al risultato a tutti i costi, allo sforzo, che è più veloce, che è più forte, che è più in alto.
attraverso le immagini che sono proiettate e saranno proiettate, si stabilisce, si dimostra e si fa vedere anche tutto quello che c'è intorno all'attività dello sport, all'atleta, alle sue debolezze umane, ai sacrifici, al dolore, alla forza d'animo, al carattere e alla voglia di arrivare. E questo, secondo me, è un messaggio straordinario per tutti i nostri giovanotti, che non solo per quelli che vogliono fare sport, ma anche per quelli che fanno un'attività normale. Per fargli vedere che naturalmente attraverso le proprie possibilità, con carattere e determinazione, nel porsi almeno un obiettivo si può costruire qualcosa di straordinario. Ma soprattutto è indispensabile, secondo me, il lavoro fatto attraverso le immagini per far vedere quanto sia bello lo sport. Vi faccio un esempio brevissimo. Quando mio figlio Andrea era piccolino, stavamo vedendo in televisione una gara di marcia. E queste immagini l'avevano, il loro modo di camminare, queste immagini l'avevano talmente colpito che ha camminato per una settimana per casa marciando come un marciatore. E io dicevo, cammina bene, se no dopo quando giochi a basket va a finire che mi cammini anche così sul campo. Solo per dire che questi ragazzi più giovani forse vengono colpiti attraverso le immagini, vengono colpiti dal gesto atletico, dal movimento, e magari si appassionano. E perché no? Magari cercheranno di imitarli andando sui campi sportivi a fare attività fisica. E anche se poi non diventeranno dei campioni, chi se ne frega, faranno sicuramente una bellissima esperienza e diventeranno comunque degli amatori, gente che farà lo sport solamente ed esclusivamente per divertirsi. Per cui, Franco, grazie ancora a te per quello che stai facendo, che hai fatto e che sono sicuro continuerai a fare, nonostante le gravissime difficoltà che stiamo incontrando. Per cui a tutti un ringraziamento, un in bocca al lupo e un a presto di persona e non attraverso le immagini. Buongiorno a tutti. Grazie mille per l'invito, per far parte di questa bellissima tavolata di persone eccezionali. Ammetto che mi sto ancora abituando a far parte dell'altra parte, perché per tanti anni sono stata io quella giovane ragazza che aspirava a tanti sogni e a diventare una campionessa. E quindi oggi mi sento proprio di parlare per loro, per questi giovani ragazzi che in questo momento particolare probabilmente stanno affrontando non soltanto le difficoltà quotidiane della gestione della scuola, dello sport, degli allenamenti, della motivazione e di trovare la forza per alzarsi tutti i giorni, ma anche l'affrontare una situazione difficile come questa pandemia. E mi sento solo di dire che siamo noi grandi, le principali persone che possiamo aiutarli a trasmettere non soltanto le competenze e la saggezza che abbiamo imparato strada facendo, ma anche le ragioni per cui farlo, i valori dello sport che sono così importanti, perché ognuno apprende in modo diverso e in tempistiche diverse. E poter trasmettere ai giovani tutta la nostra esperienza farà anche sì che riusciranno a affrontare i problemi con forza e coraggio, ma saranno anche loro poi quelli che trasmetteranno i valori al nostro futuro. Ed è importantissimo, quindi grazie mille per avermi invitato e sono molto onorata. Buongiorno a tutti, è un piacere veramente, ho accettato perché è un festival diverso dal solito e che accresce le gesta sportive attraverso il cinema, attraverso la TV o ultimamente attraverso il computer, amplificano, se mai ce ne fosse bisogno, le gesta sportive dei campioni dello sport. Bisognerebbe creare un cortometraggio per ogni singolo campione dello sport, ma soprattutto anche paraolimpico, per infondere ai giovani che solo con l'impegno assiduo si raggiungono ottimi risultati, e ce n'è di materiale da fare, ce n'è. Io ringrazio e saluto volentieri tutti i partecipanti, da più importante che almeno noto, e mi unisco alle parole del grande Dino Meneghin, che per me è un idolo, e aggiungo anche che lo sport aggiunge una serie di valori infiniti come il cinema,
Io ho fatto sport a livello professionistico, prof, per 20 anni e l'ho sempre considerato un mio segreto personale come un'attività motoria che non per vincere assolutamente, ma per promuovere un valore educativo, che ultimamente nei ragazzi lo vedo un filino messo da parte. Però voglio ancora credere che attraverso tutte le discipline sportive a tutti i livelli si imparino quei valori che ho sposato io in prima persona, che sono la lealtà, l'impegno, il sacrificio e l'umiltà, e rimanere quello che si era anche prima di diventare noti o campioni. Perché per me, prof, lo sport rafforza la capacità di vivere in un gruppo dove ti senti una parte molto importante. È come la squadra che hai fatto oggi, e si creano anche nel tempo, negli anni, forti legami tra tutti i componenti, e fino a sbocciare in amicizia che per me rimane negli anni futuri. Sento ancora tutti i miei ex compagni. Voglio dire che lo sport ha la capacità di unire anche le persone di etnie diverse. Prima eravamo tanti italiani nella squadra, ora invece pochi italiani e tanti di culture diverse. Ma uno dei segreti dello sport è anche accettare queste diversità e accettarle, farsele proprie, così è un esempio per tutto il mondo. Ecco, e la cosa che mi piace anche dire ai ragazzi, che lo sport li sviluppa fino a trasformarli in adulti forti contro le avversità della vita che purtroppo stiamo vivendo. E io che ho, prof, guarda, una sorpresa, una lieta sorpresa ti voglio dire, che ho 48 anni, 49 fra poco, e mi sono messo in gioco e abbiamo una nuova bambina che ha 11 mesi, e questo per dire che bisogna proprio infondere il coraggio nell'umanità, e senza dell'amore non si va avanti. Quindi un saluto a tutti e un ringraziamento particolare. Ciao prof, grazie di tutto dell'invito. Chiudiamo la nostra serie di interventi con quello di Claudio Arrigoni, giornalista della Gazzetta dello Sport ed uno dei principali promotori a livello italiano dello sport paralimpico. Sport paralimpico che avrà un'importante presenza all'interno del festival, con un'intera giornata adesso dedicato. Molto bello che da diverso tempo ci sia uno spazio anche molto grande all'interno del festival legato allo sport paralimpico, al cinema paralimpico, fra l'altro con sempre un bel incontro con grandi campioni. Devo dire, abbiamo portato sempre delle persone straordinarie, a parte la presenza di Luca Pancalli, di Pierangelo Santelli, ma anche grandi campioni. E anche quest'anno i due nomi che hai fatto sono veramente di altissimo livello per chi conosce lo sport paralimpico, perché sia Oksana che Antonio sono stati campioni mondiali, hanno partecipato a Paralimpiadi con grandissimi risultati, e poi sono due persone, due giovani che hanno storie veramente straordinarie da raccontare. Ma tutte le storie paralimpiche sono straordinarie da raccontare. Mi ha fatto molto piacere anche che Francesco prima, che Toldo prima abbia sottolineato il fatto che lo sport paralimpico, come hai fatto tu all'inizio di questa conferenza stampa, sia da tenere presente sempre. E io assicuro che i grandi campioni paralimpici, i grandi eventi paralimpici trasportati sullo schermo siano comunque sempre meravigliosi anche da vedere. Quindi opera meritoria la tua, e sarà un bel festival anche quest'anno. Grazie Franco. Siamo giunti al termine anche di questa puntata della Casa dello Sport. Invitiamo tutti gli appassionati di sport a seguire Sport Movies and TV 2020 sui nostri canali web e televisivi e sul sito ufficiale www.sportmoviestv.com, cogliendo l'occasione di guardare le bellissime opere in concorso e di numerosissimi video a sfondo sportivo. Noi vi diamo appuntamento per la prossima puntata, sempre sui nostri canali, sempre alle ore 20.